I controlli costanti della polizia locale di Rimini in materia di emissioni di decibel hanno portato in quasi un anno ad applicare 51 sanzioni ai locali del capoluogo. Dal 1 di gennaio al 31 ottobre sono stati effettuati 187 controlli e circa uno su quattro ha fatto emergere violazioni del regolamento per la tutela dell'inquinamento acustico. L'articolo 8 della normativa prevede che dopo la mezzanotte la musica non sia più udibile dalla strada ed è questo il dettame più violato. L'altro articolo non rispettato in alcune occasioni è il successivo, quello che precisa l'iter delle autorizzazioni per poter far risuonare le casse nel proprio bar o ristorante. Per tutte queste violazioni è prevista la diffida, una novità introdotta 3 anni fa dallo sportello unico per le attività produttive, che prevede una sorta di avvertimento per gli esercenti affinché episodi simili non si ripetano più. Ai recidivi vengono invece applicate le sanzioni in maniera graduale e progressiva, dove la punizione massima prevede la sospensione dell'attività fino a 3 giorni. In base alla legge regionale, un giorno di sospensione viene applicato alla seconda violazione, 2 giorni alla terza e 3 giorni alla quarta. Le sanzioni pecuniarie vanno dai 300 ai 1.000 euro e in totale, in 10 mesi di controlli, ammontano a 46.000 euro.